Buongiorno e buona domenica. Oggi vado in tisana. Qui è grigio, fa freddo, o almeno io ho freddo, poi che sia veramente freddo è opinabile. Buongiorno. Oh, che buono l'odore dell'arancia. Vi aspetto. Apro qua i uscini. Tanto li userò poi per la copertina. Intanto vi aspetto. Buongiorno, buona domenica. Ok. Così, eccovi. Buongiorno, ben arrivati. Domenica mattina, io ho dormito come un sasso, sono praticamente svenuta ieri sera nel letto. Vabbè. E oggi siamo pronti più o meno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vado di tisana perché ho freddo e sto cercando di diminuire il numero dei caffè. Già da un po'. Non sempre ci riesco, però vabbè. Buongiorno. Ben arrivati. Allora, stamattina facciamo un album che è l'album di cui blatero da un po' di tempo, che vorrei che contenesse un po' un riassunto delle foto della mia piccola Tai, che insomma, come sapete, non c'è più da settembre. È stata con noi 17 anni, quindi insomma di foto ne ho parecchie. E vorrei fare un mini che non potrà contenere ovviamente tutte le foto, ma che vorrei contenesse un pochino di foto. Sarà una struttura molto semplice. Mi sono presa tutto quello che avevo della Artistry Serenity, della Cortina nel Market, perché secondo me è stupenda. Così apriamo anche questo pack di abbellimenti di Ephemera Beats e li guardiamo insieme, sono veramente meravigliosi. Non vi nego che sto un po' prendendo ispirazione dal mood di questo tipo di abbellimenti per fare i nuovi journaling. Anch'io ho appena finito colazione, ho qui le due carte, adesso poi vi faccio vedere bene tutto. Ho qui due pad di carte, il basic e la pattern, questa carta è bellissima. E poi ho preso le tag, il chipboard, i laser cut, che sono tutti questi, che poi apriremo dopo. E gli ephemera beads, che sono ancora uno degli elementi che non ho mai aperto. Adesso poi lo apriamo e lo guardiamo bene. Oggi farò la struttura e magari. Ah, mi è rimasto lì il vegetale, il vellum, scusate un secondo. Il cartoncuoio e un foglio di vellum. Oggi farò la struttura e magari decoriamo la copertina. E magari, boh, adesso vedo, è tutta journaling, è molto bella. Poi magari decoreremo la copertina, non so ancora se fare una scatolina dentro cui contenere questo mini. Secondo me non mi basteranno gli abbellimenti, quindi vedremo. Ho preso anche i washi. Ciao Vania, oggi è il compleanno di Vania, tanti auguri. Questi sono i washini, vedete qui c'è il suo, questo è il cutter. Adesso vi faccio vedere come credo che sia stato ragionato. Mi è quasi venuto il pensiero di usare questi washi per decorare il dorsino, ma vediamo. Questo non so bene come, immagino che sia stato pensato per fare una cosa così. Ma a noi il washi piace strappato, no? A me piace strappato. Questo intanto lo mettiamo qui, che l'avevo già provato e ormai non ho più tante. Va bene, vi aspetto ancora un attimo, poi allora farò una struttura semplice semplice in realtà con la spina a decrescere usando la pagina intera delle carte patterned. Le carte in tinta unita mi serviranno per qualche mattatura, per rivestire la copertina. Sarà un lavoro semplice perché è già complicato affrontarlo emotivamente, quindi scegliamoci una roba semplice. E poi lo decoreremo, mi preparerò le foto questa settimana. Staremo finendo di preparare, spero, le cose per la collezione vintage, quindi non so quanto riuscirò a dedicarmi alla ricerca e alla stampa delle foto, ma ci proviamo. Buongiorno, ben arrivati. Questo è un po' rustionante. Allora, intanto apriamo le carte patterned. Poi mi prenderò una busta nell'anticamera, mi farò dei ritagli per tenere
le carte per tenere gli avanzi e tenere qua tutto quello che avanza e che useremo poi per la decorazione. Ah, non l'avevo mica visto, il retro è un foglio di ritagliabili. Ah, appena un attimo qua ritagliamo tutto, che meraviglia, non ci avevo fatto caso, il retro della copertina è un foglio di ritagliabili. Vedi, a non avere il tempo di aprire tutto quello che ti arriva in negozio. Vi faccio vedere brevemente le carte, le avevamo già viste quando erano arrivate in negozio. La collezione io la trovo bellissima, è un vintage molto pacato, molto elegante. Non so ancora quale userò per rivestire la copertina, potrei anche usare un tinta unita in realtà e poi andare giù di decorazioni. Alcune sono proprio dei layout fatti finiti, bisogna solo abbellire. Guardate qua, sono bellissime. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E in più ci sono le tinta unita. Le tinta unita sono queste qua. Ok. Sono 4 fogli, 8 double sided papers, 2 per, sono 4 colori, 2 fogli per. Diciamo che la copertina potrei rivestirla con una di queste. Assolutamente, adesso apriamo anche queste. Ben svegliata. Guarda, anch'io mi sono alzata da poco, devo dirvi la verità. La domenica, col fatto che non faccio ordini, me la prendo un pochino più con calma, visto che io ho la sveglia tutti i giorni. La domenica dormo anche un po' di più. Ah, vedete, qui ci sono queste che sono mattature perfette, già pronte. E queste sono le carte. Adesso deciderò quale usare. Cioè, vedete, un foglio e in più è più solid, cioè quindi più tinta unita uniforme, e un altro. Sono bellissimi. Anche nel pad 6x8 non l'ho ancora aperto, ovviamente, quindi non me ne ero resa conto. Ah, vedete, questo potrebbe essere il mio rivestimento esterno, questo qua. Allora, non so se riuscirò a rivestire con questa carta, perché è molto pesante, che è assolutamente una cosa super positiva, è molto pesante, non c'è scritto quanto pesa questa carta, ma direi che è un 2,60, potrebbe anche essere un 2,70, è bella potente. Allora, credo che inizierò col tagliare la prima pagina, quella più larga, e cordonare di modo da avere al centro la base della spina. Non so di preciso, non ho ben ragionato su quanto vorrei che fosse alto il dorsino e né su quante pagine. Come viene, viene. Poi ci metto le foto, deve essere una cosa fatta un po' di pancia, diciamo. Allora, io volevo usare il foglio intero. E vorrei fare una misura che fosse un rettangolo allungato, quindi potrebbe essere un 12x20, potrebbe essere un 12, un 13x20, un 12 sarebbe circa così, per 20, quindi 8 pollici, sì, mi può piacere. Allora, ragioniamo in centimetri, perché sennò di domenica mattina faccio un po' fatica, soprattutto nello scalare della spina. 12x20 vuol dire 24x20, quindi 8 pollici. Devo considerare l'interno del dorsino più largo. Diciamo che potremmo farlo fino a 6 cm, ma 6 cm è proprio un po' tanto di dorsino. Io mi terrei sui 4 cm. Avremo la copertina che avrà il dorsino che sarà 4, quindi la prima potrebbe essere perfettamente coincidente, quindi potrebbe essere un 4 cm. Quindi dovrebbe essere 20, 8 pollici per 12, 12 più 4, quindi 24, 28. E poi scaliamo, non so se scalare di un centimetro o di mezzo centimetro, perché vorrei avere lo spazio per fare numerose sovrapposizioni. Questi die cut sono, chiamano cluster, insomma. Niente notifica. Ma Michela, Telegram ce l'hai attivo? Lì lo scrivo sempre. Facebook le notifiche, ma tra l'altro guardate, stamattina e tutta la mattina da quando sono qua che litigo con Facebook, perché hanno scisso il profilo
personale dalla pagina che gestisci, che sia business, che sia non business, non so, a me le ascisse tutte. Quindi in realtà devo cambiare profilo tutte le volte che devo scrivere a nome del negozio o che devo andare a vedere una notifica del negozio. È scomodissima questa cosa. È assolutamente super scomoda. Dovrò usare due browser, mi sa. La comodità proprio. Quindi insomma ci sono un po' di cose che non funzionano con Facebook da un po' di tempo a questa parte. Un po' tante, caro Mark. Allora, facciamo una prova a tagliare la prima pagina, che potrebbe essere giusto giusto lei. Allora, prendiamo le carte basic. Allora, se io faccio 4 centimetri, potrei scalare. Fatemi ragionare, ma se no potrei fare anche qualcosina di più in realtà, perché io voglio poi poter scalare tanto. Se scalo di un centimetro, mi rimane mezzo centimetro tra una pagina e l'altra, che potrebbe consentirmi di fare tutti i cluster che voglio, quindi potrebbe anche andare bene. 6 centimetri è un po' tanto, perché se faccio 5, poi mi viene 4, 3, 2, 1. Sono 4 pagine, quindi sono 8 fogli, 16 facciate. Potrebbe andare bene, cosa ne dite? Se no potremmo azzardare a 6 e vengono praticamente due pagine in più, quattro facciate in più, forse sono un po' tante. Nel senso che non credo di avere difficoltà a trovare le foto, perché 17 anni di foto, insomma. E lo so, non mi vengono tante pagine, però sono praticamente due fogli per ciascuna pagina e quindi quattro facciate. E quindi quattro facciate per 4 fa 16, se ne facciamo 5 sono 20 facciate. Non, ripeto, non che io abbia difficoltà a trovare 20 foto, assolutamente, però forse non mi bastano gli appiccichini. Come facciamo se finisco gli appiccichini? Perché io poi partirò con i cluster e addio, non mi beccate più. Potrei prendermi un altro pacchettino di questi, adesso vediamo. Ho appena iniziato, ho appena iniziato. Allora, forza e coraggio. Spostiamo questo, proviamo a farlo di 6, vediamo. Se mi rimangono delle pagine vuote, ho solo paura che non mi rimangano. Mamma mia, Lina, è tremendo sto cambio. Se per caso tu trovi il modo di riportarlo come era prima, ti prego, fammelo sapere perché è indecente. Non riuscivo a trovare dove si leggevano i messaggi. E ho capito poi che in realtà quando passi sul profilo della pagina è sul Messenger, che normalmente è un disastro, un disastro. Non fatelo mai questo cambio se vi capita. Allora, io taglierei tutto 8 pollici, che è un pochino più di 20. 20 di là me lo posso. Allora, così. Poi prendiamo un bulino. E abbiamo detto che. Allora, la portiamo a 30 innanzitutto, perché questo qui è 30,5, altrimenti ci riportiamo. Questo il ragionamento a scalare lo faccio in centimetri. Perché con i pollici mi verrebbe un pochino più complesso. Di domenica mattina non ne parliamo neanche. Allora, abbiamo detto 12, quindi in realtà io cordonerò qui a 12 e poi posso scegliere se fare 18 o se fare 12 dall'altra parte. Per essere assolutamente certa che le pagine mi vengano uguali, io farò così, cordono a 12 su tutti e due i lati. Quindi mi rimane un mega dorsino. Ne farai tanto. Lo so, però questo è il primo, Michela. Mi costa una qual certa fatica. Ok, questo qui è il nostro dorsino importante. Tagliamo le altre pagine, quindi ce ne vanno 5. Allora, una, adesso poi vi dico anche, non incollo nulla, stiamo tutta questa roba. Non incollo nulla, voglio fare una paginetta rotonda, il motivo per cui io ho messo il circle cutter nel prodotto contenitore, e infilarla nella spina, ma adesso poi vi faccio vedere come intendo fare. Prendiamo un'altra pagina. Questo io l'ho cordonato così, ma poteva anche essere cordonato al contrario, però che si apra con questa pagina che è vuotina, secondo me va bene. Ok, allora prendiamo un'altra pagina, togliamo il tinta unita. Beh, una potrebbe anche essere un tinta unita in realtà, perché no? Potresti essere tu. Ok, allora, quindi sempre a 20. Volevo costruire qualcosina, sì. Volevo che fosse abbastanza semplice perché gli abbellimenti secondo me faranno tantissimo. Adesso vediamo. Intanto ci tagliamo le basi delle pagine.
questo qui quindi deve essere di un, questo invece di 30 deve essere 29. Lo tagliamo da questo lato qua. Quindi togliamo un centimetro e cordoniamo sempre a 12 e 12, di modo che la larghezza della pagina rimanga immutata e il dorsino sia invece di un centimetro più stretto. Adesso vediamo in che modo potrei fare così. Sono anche i rabbon. Credo che dovrò ordinarne altri. Allora, facciamo la prima di 9. Questa è la solita spina facile, insomma, che facciamo sempre. Che come mai non è alto uguale? Perché avrò fatto 20 e allora li portiamo tutti a 20. Non è 6 alto uguale, perché vedete? Perché infatti ho fatto 20. Va bene, portiamo la 20 tutti e non è alto uguale. Non ce la posso fare. Ok, così almeno sono uguali. Allora, vedete, queste si incolleranno in modo concentrico uno sull'altra, centrandole, e siccome abbiamo un centimetro di differenza, avremo mezzo centimetro per lato che ci darà aria e spazio per gli abbellimenti. Scusatemi, siccome questa collezione ha tanti chipboard e ha tanti spessori, vorrei che ci fosse spazio per poter costruire il cluster, solo quello. E questo lo teniamo così. Questo è il verso giusto. Ok. Usando tra l'altro tutto il foglio, che cosa succede? Che in realtà la spina non andrà nascosta, cioè questa parte che solitamente noi facciamo bianca e poi andiamo ad incollare fino al bordo, non avrà bisogno di essere coperta in nessun modo. Giornata grigia, anche qua. Anche qua. Allora, poi prendiamo questa, che è stupenda, come la tagliamo non lo so, però ci proviamo. Allora, tagliamo via la cimosa. Se io volessi tenere questa parte qui, dove ci sono questi fiori meravigliosi, 20, sì, tagliamo un pezzo di farfalla, è veramente brutale. Se invece lo tagliassi così, ma sì, tagliamolo così, rimane questo di 20. Allora, così. Non l'hai mai fatto? È un modo molto molto semplice di fare una bella spina che può essere alta quanto vuoi alla fine. Questo dobbiamo portare a 28. Così. Questa striscia qua la teniamo perché cominciano a essere abbastanza spesse e potrebbero servirci per fare spesso. Allo swap di Halloween, giusto? Avete tempo fino a martedì per iscrivervi allo swap di Halloween. Vi aspettiamo. 12, vi ho messo il link su Telegram, su Facebook, sul gruppo, che spero di essere riuscita, perché stamattina le problematiche erano parecchie, e lei verrà inserita qui così, quindi quando gireremo avremo questo, potremmo anche decidere di girarlo così, okay, di modo che ci sia contrasto. Adesso questo lo vedrò dopo, e lo mettiamo qui. Prendiamo ancora un altro foglio. Però questo qui che è meraviglioso. Come lo tagliamo questo foglio qui? Allora, innanzitutto vediamo il 20 centimetri dove ci porta e lo tagliamo così. E va tagliato a 27. Andiamo di qua perché non voglio tagliare le farfalline. Va così. Questo però ce lo teniamo perché potrebbe essere un elemento decorativo e va bene. Allora, e facciamo 12 e 12, così. Il cerchio lo inseriremo dopo. Vedete, poi verranno centrate bene, ovviamente adesso non sono centratissime. Così. Ok. Altro foglio. Prendiamo questo. Lo tagliamo sempre a 20. Così.
E questo qui a questo punto sarà, mi sono persa che quanto eri, 27, quindi 26, che lo togliamo di qua. 26. E cordoniamo. Guarda, non c'è scritto, secondo me è un 260-270, potrebbe anche essere un 300 in realtà, è molto consistente nelle mani, è molto spessa. Infatti avevo pensato di rivestire il cartoncuoio con questo, non so mica se ce la faccio, vediamo. Vediamo. Potrebbe essere girata così, questo poi adesso lo decidiamo. Così, e mi manca l'ultima. L'ultima, vediamo se può essere un tinta unita. Potrebbe essere... No, però questa che è la pagina centrale che si vede così, no. Preferisco che sia una patterned. Potrebbe essere questa. Il vellum, no, farò proprio un cerchio solo di vellum che sarà destinato ad essere solo decorato con qualche appiccichino. Adesso vi faccio vedere come intendo metterlo, perché verrà messo tra una e l'altra, come se fosse una sorta di velina. Allora, intanto questo lo tagliamo. E questo come lo taglio? Ho scelto la carta sbagliata, come lo taglio questo? No, ho scelto la carta sbagliata. Moment. Allora, fatemene prendere un'altra che sia meno questa. Ups, scusatemi. Qua. Allora, 20. E questa dovrebbe essere 25. Sì, potremmo fare il flap, potremmo fare poi una taschina. Questa sarebbe da tagliare a 25. Non mi ricordo più, 26. Sarebbe da tagliare qui. Abbiamo un flap molto piccolo, in realtà non so se ha tanto senso fare il flap così, perché è proprio piccino. Una cosa però che possiamo fare è lasciarci un pezzetto di questo, che magari adesso piego così, e agganciare qui sopra un flap. Adesso vi faccio vedere come intendo, perché è un po' piccino, adesso vi faccio vedere, è un po' piccino. Così, e qui abbiamo... Allora, questo va fatto così, però in realtà 12 più 1 va accordonato a 13, dai, questo è facile, ce la posso fare anche senza grandi maneggi. Vedete, il flap che ci avanza è un po' piccino. Oh, però è un peccato coprirlo. Vabbè, per ora lasciamolo così, poi decido. Allora, e questo sarebbe così, oppure possiamo decidere di girarlo, ma insomma, va bene. Ok, e lo lasciamo così. Okay. Adesso devo tagliare un cerchio, vediamo se riesco a farlo questa cosa. Non ci ho mai provato, ma secondo me si può assolutamente fare. Prendiamo il circle cutter che dovrei avere qua. Dovrei, è la parola chiave. Allora, intanto prendiamo il vellum che è qui. Qua. Il circle cutter è qua. Schiacciato in mezzo ai tin delle pistelle. Ok. Allora. Dovremmo fermarlo molto bene il vellum. Chi si ricorda, quando ho provato il circle cutter che è arrivato la prima volta, ho fatto un sacco di pasticci, perché ovviamente è un elemento un po' svirgolo, è molto scivoloso, quindi bisogna che sia molto fermo perché possiamo tagliarlo. Mettiamo quindi, lo fermiamo qui. Non importa che sia dritto, non è un vellum stampato, quindi cioè, quello per ora non ci interessa. Devo decidere di che dimensione fare questo cerchio. Allora, la mia pagina è 12. Io ne piegherò un pezzetto di questo cerchio, ovviamente, perché userò la base del cerchio per inserirlo in mezzo a una di queste pagine, ok? Potrei in realtà anche farlo proprio a ridosso, ma lo farò un pochino più spesso, così do sempre respiro agli abbellimenti. Magari potremmo metterlo qui, che questa pagina è molto piena e via. Questo spessore qui è di 3.
Allora, il mio cerchio è 12, quindi circa 6 pollici. Potrei farlo di modo che mi rimanga un pochino più piccolo, circa sui 16. Potrebbe quasi andare bene così. Lo allarghiamo un pochino così. Facciamo una prova, se poi non mi piace, ragazzi, non lo faccio. Che sarà mai? Allora, qui bisogna considerare di avere lo spazio per farlo ruotare. Allora, facciamo una simulata, esatto, spostiamo, no, lì non ci arrivo. Partiamo da qui. Allora, qui ce la dovremmo fare. Ah no, però un 16, aha, questo qui è il suo diametro, no, quindi in realtà mi serve che sia molto più largo. Adesso faccio un po' fatica, ma dunque vediamo, se io qui ho 20 centimetri, proviamo a fare 28 centimetri, che dovrebbe essere l'altezza massima, dovrebbe andare bene. Sto andando assolutamente ad occhio come misura, eh? Adesso qui voglio solo considerare che ci stia tutto. Oh, sì, allora proviamo. Così è gigante però. Vabbè, allora. No, a me serve che stia qui dentro, piegato così, quindi il diametro che è 28. Deve essere al massimo 20, vero? Esattamente. Allora, rifacciamo, ragazzi. Sì, non ci fosse niente. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare questo stesso. Vediamo. Non ce la farò mai a ritagliarlo così, ma io ci provo. Al limite ne prendiamo un altro. Allora, deve essere al massimo 20, perché l'altezza è questa. Quindi andiamo anche un pochino meno di 20. Ok, allora. Facciamo una simulata. Proviamo. Fatica, fatica, non riuscirò mai. Fermi tutti. Niente, credo di doverlo vagamente. Oh, no, po' fatica. Ok, allora l'idea è di fare le pieghe e di inserirlo così, vedete che se ne veda solo una parte. Ok, l'alternativa, se volessimo sfruttarlo al massimo, è di piegarlo a metà, fare un forellino qui, e potremmo anche fare così, che così sfruttiamo, abbiamo una parte maggiore. Allora facciamo così. Quello che volevo fare io era fare una piega qui e altri 3 cm qui, e quindi inserirlo proprio tra un dorsino e l'altro, ok? Di modo che rimanesse proprio come una paginetta. Ma questo effetto qui, in un certo qual modo, possiamo ottenerlo anche diversamente. E adesso vi faccio vedere. Allora, ti porta via la carta. Allora, sulla carta ruvida fa più fatica. Una cosa che puoi fare è disattivarlo un pochino con le mani. Un'altra cosa che si può fare, se la carta è particolarmente delicata, è scaldarlo un pochino con l'embosser. Quando tu lo scaldi, perché quando lo scaldi la colla si ammorbidisce e viene via più facilmente. Io noto che se non strappo da due tratti riesco a tirarlo via. Con questo, che ci facciamo con questo? Per ora lo lasciamo qui. Allora, proviamo a fare questa cosa. Non è detto che venga bene, ma io ci provo lo stesso. Allora, questo va piegato a metà. E lo facciamo in maniera assolutamente agricola. Lo facciamo così. Ok. Misuriamo qui 19 centimetri. Siamo proprio un po' al limite, ma io proverei lo stesso. 19 centimetri vuol dire che per infilarlo qui devo fare un taglietto che parta qui da mezzo centimetro e vada fino qua a mezzo centimetro. Proviamoci. Allora, allineo con questo e parto da 19 e mezzo fino a mezzo. Aprendo questa fessura qui, io inserisco la mia paginetta.
che non ne vuole assolutamente sapere di entrare. Ho strappato la carta, vabbè, li scopriremo, ragazzi. Perché è proprio giusta, giusta, giusta. Vedete, così rimane incastrato qua. Qua copriremo con qualcosa. E questo è uno. Potrei anche pensare di farne un altro, ma pure possiamo fare un'altra paginetta con questa stessa, tecnica, diciamo. Adesso ho perso dove sei tu come dimensione qua. Quindi praticamente girando... Vedete, girando le paginette avremo questo, ok? Secondo me questo qui sopra è molto bello, qui ci mettiamo qualche decorazione, questo verrà incollato direttamente sulla spina e via. Un'altra cosa che potremmo fare con questa stessa logica è di creare un flap sempre forando qui, oppure no, adesso vi faccio vedere facendolo come avevo in mente di usare il cerchio, ma come non sono riuscita, veniva veramente troppo piccino. Aspettate che recuperiamo la lama. Così. Ok. Allora, prendiamo una carta in tinta unita, che potrebbe essere questo. Sì. E ne tagliamo una striscia che, diciamo, potrebbe essere alta, la pagina è alta 20, 12, e decidiamo dove inserire, vabbè, intanto tagliamo l'altezza 12, poi decidiamo dove inserirla, perché a questo punto devo calcolare lo spessore del dorsino. Potrebbe essere qui, questo dorsino è alto un centimetro, quindi... Vogliamo farla lunga quanto tutta la pagina? Cordoniamo, sarebbe 12, 12 sarebbe 25. Potrei anche farla un filino più corta, oppure potrei lavorare il bordo con una fustella, un punch, un qualsiasi cosa che mi faccia un bordo. Intanto noi facciamo 12, quindi la tagliamo a 25, così vi faccio vedere che cosa avevo in mente, e cordoniamo a 12 su tutti e due i lati, così abbiamo un centimetro. Abbiamo quindi lo stesso... 12, lo stesso, avrei potuto fare anche, se va bene così, se no avrei potuto fare una via di mezzo, facciamo così, un centimetro e mezzo, quindi 13 e mezzo, quindi non verranno uguali le pagine, ma con buona pace, guardate, perché in questo modo lo inseriamo a metà, vedete, qui lascia ancora un pochino di respiro, ed è qua. Qui è uguale come altezza e qui è un pochino più corta, in pratica è uguale. E allora è di qua che non sei uguale? Esatto, di qua. Ok, vedete? Questa non ha un verso, quindi possiamo farlo così. E qui possiamo decorare come vogliamo, possiamo mettere l'ombra di una foto, insomma. Boh. Ok, e questo sarà incollato così. Ok, queste potrei quasi quasi pensare già di incollarle. Tolto che poi potremmo pensare di fare qualche taschina piuttosto che, ma questo lo possiamo vedere mano a mano che decoriamo l'album, insomma, secondo me quello, una taschina si potrebbe tranquillamente fare. Non ho qui la pocket punch board, altrimenti si poteva fare una piccola taschina. Adesso guardo se ce l'ho. Ok, lasciamolo un secondo così, a questo punto lascio un attimo in sospeso qui questo e lavoriamo su quella che sarà la copertina, perché questa qui è solo la struttura dell'album, quindi mi servirà un dorsino da 6, che dovrà essere identico, e una copertina che a questo punto io farei di un centimetro più alta, no? Li faremo separatamente, per prima cosa ci tagliamo il vegetale. Allora, 12 per 20, facciamo 21 per 13, quindi ci tagliamo una striscia da 21, questo qui è quello da 1 e 1, quindi va tagliato su tutti e due i lati, okay. E poi facciamo 13, vediamo se funziona. Queste carte sono stupende, gli appiccini ancora di più,
detto da un'intenditrice di appiccicini. 13. Okay. E tu quanto sei? Sei un po', ne manca un pezzetto. Ma potrei anche lasciarlo in realtà, perché tanto poi rivestito acquisisce un po' di più di... Sì, lo lascio, così ottimizzo la carta. In realtà vorrei che il dorsino fosse paro paro. Quello che avanzerà dal dorsino sarà la carta che fuoriuscirà. Adesso vi faccio vedere come intendo, come intendevo lavorarlo. Non so in realtà se... Allora... Ma sì, va, facciamolo un pochino più largo. Non so se riuscirò a rivestire con questa carta, perché in realtà questa carta è molto rigida, quindi adesso ci proviamo. Non è detto che si riesca, ma facciamo un tentativo. Sto tagliando di nuovo, così lo faccio da 6, lo faccio giusto giusto, perché vorrei che si appoggiasse perfettamente, quindi 6. Tanto poi rivestendolo avrà comunque un pochino più di un paio di millimetri di guadagna. Allora, così. Così. Questa struttura vi consente di farlo alto quanto volete il dorsino. L'importante, cioè, potete anche fare la spina a parte e poi attaccare le pagine, quindi potete anche veramente spaziare tantissimo. Allora, la cosa più facile, partiamo dalla cosa più facile, rivestiamo questi due, così vediamo se si riesce. Perché, ripeto, ho un po' il dubbio che questa carta sia molto molto spessa e che quindi sarà difficile riuscire a rivestire. Allora, vediamo un po' quale carta usare per rivestire le due pagine. Il dorsino lo faremo a contrasto. Io quasi quasi userei questa. Anche se anche questa a me piace tantissimo, potremmo fare il dorsino con questa e questa qua, le pagine, oppure vediamo che cosa mi ha avanzato delle carte patterned, no, oppure c'è anche questa che è molto bella, questa no perché perderemmo tutto il disegno, e anche questa in realtà è molto bella, aiuto adesso. È molto più scuro il mio blu matrimonio, è molto molto più scuro. Questo è più un colore jeans sbiadito. Provo, vediamo se si riesce, se non si riesce magari lo facciamo bianco e poi vediamo. Allora, anche questa in realtà non mi dispiace in accoppiata con questa. Anche se forse quella azzurra riporta un pochino più in su i colori della collezione. Cosa dite? Super indecisa. Intanto vediamo se abbiamo la portata di mano un po'. Stavo cercando il mio set da rilegatura. Allora, verrà comunque un pochino più largo, perché rivestendole, lasciandole a lette per... Adesso vi faccio vedere come... Non rivestirò tutti e tre i pezzi insieme, saranno rivestiti singolarmente. Adesso poi vi spiego. Allora, io quasi quasi userei questa. Se no la farò bianca, l'idea è quella, sì. Potrei usare questa qui, da questo lato, e questo qui per il dorsino. Oppure potrei usare questa, ragazzi, non sono veramente fortissimamente indecisa. Potrei usare questa, che tanto poi gli abbellimenti sono tutti sull'azzurro. Facciamo così. Queste le devo rivestire tutte e due. Vediamo se riesco a farle stare. Allora, non ho tantissimo margine, ma in realtà non importa. Perché non importa? Perché la parte dietro farò in modo che sia completamente coperta con un'altra carta, che ci servirà anche per agganciare il dorsino all'interno della rilegatura. Quindi anche se c'è poco spazio e abbiamo pochissimo margine, io ci provo, dovrò incollare bene. Questo pad di carte lo trovi nel prodotto contenitore Giovanna, è la Artistry Serenity della 49 Market, che è stupenda. Allora, facciamo un taglio. Questo lo facciamo con la taglierina. Mi sa che non ho neanche lo spazio per usare il set da rilegatura. Allora, questo è 21, lasciamoci 26 di margine. E giriamo le carte su questo lato.
e le fermiamo un secondo. Secondo me non ho tantissimo spazio per usare il set da rilegatura. È proprio un po' risicatello, però. Fermiamole. Ti piace la copertina audace? Ma la copertina nasce poi con i decori che gli metti su. Siccome questi decori sono molto importanti come volume, come colori, come dimensione, la copertina deve poterli accogliere senza che sia poi un mappazzone, secondo me. Almeno a me piace così, poi insomma. Ognuno, per fortuna, non abbiamo un decalogo fisso qua. Almeno qui. Allora, prendiamo il cutter e tagliamo più o meno a metà. Più o meno. Questa carta è molto spessa. Secondo me è un 300 grammi, ragazza. Allora, fermiamolo bene perché deve essere così. Guarda, vorrei provare a mattarlo, a rivestirla con questo. Se poi non si riesce, sì, l'alternativa è la bianca. Però vorrei provarci. Allora, vediamo se abbiamo lo spazio per fare gli angoli con il set del rilegatura, ma secondo me no. Infatti. Però noi facciamo così. Facciamo così. Almeno ad avere un'indicazione. Poi buliniamo bene, qui ci vorrebbe il tappetino in silicone per bulinare bene. Dovrei prendermi il tappetino di Lora, perché adesso qui per agevolare la piega io userò il bulino con la punta più larga. Di modo da creare già un pochino la piega, ok? Poi userò biadesivo e colla, perché questa carta è molto spessa, quindi bisogna fare un bel lavoro. Questi angoletti qua ce li teniamo. Germana, are you with me? Ce li teniamo. Perché sono carini e potremmo assolutamente usarli. Così. E facciamo anche la parte sotto. Questi no, ma gli altri li teniamo. Ok. Allora. Movimento generale, esatto. Li tengo perché sono carini per decorare gli angoletti delle pagine. Allora. Questo lo mettiamo un attimo via. Potrebbe essere per il dorsino. No. Allora. Buliniamo. Prendiamo il bulino con la pallina più grande che ho. Potresti essere tu? Ma questa va già bene. Allora, facciamo questo. Creiamo già un pochino di incavo, che sembra che stiamo facendo niente, ma vi assicuro che un po' aiuta. Forse riusciamo. È molto dura questa carta. Secondo me è un 300 grammi, ragazze. Ma sì, secondo me riusciamo. Vedete, la piega mi ha consentito di andare molto più dritta. Con questa carta è difficile. Se avete il tappetino di silicone, poi mi prenderò quello di Lora. Lo devo riordinare. Sì, secondo me riusciamo. Avrà una consistenza super, super, super tosta. Proviamo ad incollare. Prendiamo il biadesivo da un centimetro. E anche la colla. Questi li possiamo lasciare. Non è quello da un centimetro, un spa. Vediamo dove sei. Eccolo qua. No, scusate, mi sono persa il mio biadesivo. Mi si è aperto un rotolino, scusate un secondo. Scusate, momento districamento biadesivi.
Questo qui è quello della Scorpal, di cui ho perso il centro. Purtroppo mi sono arresa al fatto che succede, che il centro dei rotolini di biadesivo si danneggia e che quindi può capitarvi questo. Non vi preoccupate, non è successo solo a voi, non avete fatto niente di male. Questo doveva forse essere questo, chi lo sa. Questo qui è anche Scorpal e lo mettiamo lì. Questo qui è il mio da 6, questo è il mio da 3. Anche il mio da 3 ha perso il centro, mi sono rassegnata. Allora, non ho quello da 1, questo è quello da 6. Vado a prendermi un secondo, una bustina del mio biadesivo da 1 mm. Chissà dove è finito, dopo che abbiamo srotolato tutti questi. Ah, eccolo qua. Ah, questo si chiama carton cuoio, quantomeno così me l'hanno descritto. È un materiale simile al vegetale, è un po' più rigido, è un po' più denso, quindi con uno spessore minore hai una rigidità maggiore, quindi in realtà ti consente di avere uno spessore minore e una copertina, che è quello per cui lo usiamo, un po' più rigida, con minore spessore, che quindi vuol dire meno ingombro, meno difficoltà nel rivestimento. La cosa bella del carton cuoio da 0,7 è che lo tagli con le fustelline vegetali, questo è da 1,1, non lo tagli, questo lo imprimi solo, e che ti puoi fare i chipboard. Ed sono deliziosi. Così, è una sorta di vegetale, cioè l'uso è lo stesso, è solo molto denso come prodotto. Ok, chissà se trovo il mio pennellino e lo spellicolatore. Mamma, me l'avevi messo qui lo spellicolatore? Sì. Qui dove esattamente? Ah, l'ho trovato. Qua. No, qui ormai l'ho rovinato, stacchiamolo da qui. Okay. Allora, adesso aggiungo anche un pochino di colla. E faccio questo. Okay. E poi chiudo prima i lati lunghi, e una cosa intelligente, vedete, siccome non c'è tantissimo, tende ad aprirsi, non c'è tantissimo spazio di manovra, diciamo, tende un pochino ad aprirsi, e noi lo fermiamo con le pinzette. Così. E poi chiudiamo. Qui possiamo aggiungere un po' di colla qui. E fissiamo. E qui. Allora, si fa un pochino più di fatica, ma si riesce. Mamma, non è che per caso mi andresti a prendere di là la mia scrivania, il pacchettino dove ci sono queste, sulla mensolina, le pinzette. Me ne servono un po' e non ne ho tantissime. Se ci sono anche quelle grandi, che da qua mi sono sparite. Tutto a posto. Ok. E questo lo lasciamo qui che si incolli. Vedete, il risultato è un po' più faticoso da rivestire, ma si fa. Facciamo la stessa cosa anche di qua.
Allora, il fatto di avere poco spazio lateralmente lo rende un po' più difficile. Se voi aveste un po' più di spazio è un po' più semplice, però ci arrangiamo con quello che è il formato delle carte, il 30x30. Volevo rivestirle con queste, se no una buona soluzione è sicuramente quella di usare la carta da rivestimento bianca, che è neutra. Guardate qua come io riesco a staccare tutto, vegetale compreso. Togliamo anche questo. Il portarotoli di adesivo, forse adesso non c'è più, ma credo che si chiami proprio portarotoli. Se no, Paola, scrivici che te lo recupero. Adesso non ricordo se si chiama proprio portarotoli. Guarda, lasciamelo qui, dammi quello piccolino. Ok, grazie. Così, e mi manca ancora questo qui su. Allora, colla. Così, la spalmo un briciolino e faccio... Ah, qui non ho fatto questo prima, scusate. Ok, allora, andiamo prima con i laterali, che qui sono ancora più stretti. Allora, e noi li fissiamo così. Mica ci facciamo scoraggiare, mettiamo solo più pinzette. Ok, così. Questo capita un po' perché la carta è molto molto spessa e quindi fa un po' di resistenza, sia perché abbiamo poca carta per fare questo lavoro qui. E qui pieghiamo così. Il biadesivo che abbiamo messo qui ci aiuta molto. Vedete, questo in realtà sta fermo da solo. Io una pinzetta gliela metto lo stesso, ma... Ok. Sai che non ho ancora fatto il costo del bundle. Adesso tra l'altro devo sentire il fornitore per capire se riescono a spedire tipo domani gli abbellimenti, altrimenti siamo punte da capo. Però ci saranno le carte, mi sembra che siano 3 carte da rivestimento, un vellum, un acetato, ci sarà un timbro a 5, ci sono 3 puffy stickers collegati a questa collezione, gli enamel dots, gli ephemera, le paillette, il foglio di stickers, i chipboard. E credo di avervi detto tutto. Ok. Non ho fatto la fustella del timbro, boh, vediamo se farlo più avanti, vediamo un po' secondo le richieste, non sembrava troppo. Allora, posiamo un secondo, questo tanto ci serve ancora. Questi li lasciamo un attimo che si incollino, questo in realtà dovrebbe più o meno... Questo, guardate, a posto. Vedete? Su questi dovremo poi incollare una mattatura che andrà quasi ad essere a filo, un po' perché volevo che fosse così, un po' perché non abbiamo tantissimo margine. Il dorsino invece, che adesso non trovo, ma che sarà qui. Eccolo qua. Allora, dunque, questo dorsino verrà rivestito nella parte esterna e avrà delle alette qui laterali che mi permetteranno di unirlo qui. Scelgo la carta. Allora, con questa carta qui potrei usare questo blu magnifico. Secondo me è perfetto. Allora, le alette deciderò di quanto, ma in realtà posso tenermi assolutamente. Non li ho fatti, Rabon. Questa volta non li ho fatti. Per il December Daily, per il quaderno, per il binder, il 18.
Per le pagine stampate penso che lo chiuderemo a fine ottobre, perché dobbiamo avere il tempo di farle stampare e poi assemblarli tutti. Insomma, siamo già oltre il centinaio, quindi è un lavoro un po' lungo. Allora, questo abbiamo detto che è alto 21, quindi anche in questo caso mi tengo, questi li teniamo un attimo di qua, su un'altezza, facciamo sempre un 26. E qui possiamo andare anche un po' a sentimento, in realtà questo qui è 6, una volta che ho 5 cm di qua sono più che sufficienti, facciamo anche 4, sono 14 cm. Ah, qui ho tagliato anche la cimosa, ma va benissimo. Ok, allora. Lo centriamo, poi se non è perfettamente centrato comunque non importa. Perché verrà praticamente nascosto. Ok. Allora, bulliniamo, che è una cosa che aiuta un sacco. Sto usando un bulino con una punta tonda grossa, di modo che crei un bel solco che mi aiuta nel rigirare la carta, specie con una carta così tanto spessa, che è molto rigida. Ok, adesso prendiamo, vediamo un po' di fare il taglio con questo. Il cutter l'ho rimesso a posto, ma adesso lo ripeschiamo. Non ho ancora aggiunto nient'altro, no. Mano a mano che vedo qualcosa che secondo me può avere senso, ve lo aggiungo. Qua vado a sentimento, ovviamente. Così. Aspettando che arrivi di nuovo la collezione di Mintai, perché vorrei prendermi dai cut per fare il December Day. Ok. Adesso facciamo la stessa cosa. Le alette non mi serve che siano così tanto ampie, perché poi qui metterò un altro foglio di carta, almeno la mia idea è di mattare con un altro foglio, quindi non mi serve che siano proprio a filo, capito? Queste verranno poi inserite qua, così. E in realtà non serve neanche, perché abbiamo già un po' di margine, quindi in realtà si può anche non fare. Io avevo pensato di farlo, in effetti questa carta è molto spessa. Avevo pensato di tagliare un'altra striscia della stessa dimensione, solo un pochino più bassa, e di fare una doppia aletta. Quindi in realtà qui va benissimo che sia così, però forse in realtà non è neanche necessario. Adesso vediamo. Di adesivo. Metto anche qua, questo non mi servirà adesso, però sì, possiamo anche lasciarlo in realtà sulla parte qua. L'altra striscia la metterò sull'altra parte. Ah, perché le ho messe qui? Queste in realtà non mi servono qui, non le spellicoliamo, mi sono distratta, d'abitudine, queste non le spellicoliamo. Beh, mi serviranno poi, perché questo comunque dovrò mattarlo. Ok, ce la posso fare, è sempre domenica mattina, è sempre un live complicato. Allora, così e così. Questi ci fidiamo, sì, dai, questi si riesce. Ok, ah, vedete che qui si è anche un po' rotta, il risultato è questo lo ricopriamo poi con un pochino di oxide. Ah no, non stai solo con questo, vero? Aggiungiamo un po' di colla,
è una pinzetta. E anche qui cucciolini di colla e la pinzetta. Ok, allora queste qui verranno inserite, intanto questa si potrà spinzare. Questo verrà inserito qui così, l'altezza è la stessa, ma io non lo farei il secondo pezzo. Lasciamo quel millimetrino, vedete, lo andiamo ad aggiungere in questo modo, qua. Ormai tu sei più alto, perché quel dorsino è diventato più alto, ma va bene. Noi lo ingloberemo così. Rimarrà questo che sporge leggermente. No, non lo copro col washi, secondo me viene brutto. Metto poi lo distresso con gli oxide, che secondo me è perfetto con la collezione. Allora, potrei già attaccarle in realtà, così da farmi un'idea. E poi qui bisogna coprire con una fascetta. Eh sì, la carta mi serve per quello. Allora, questo non serve, per ora lì non mi serve. Allora, biadesivo qui. Qui dovremmo usare le pinzette. Anche tre. Ne facciamo uno alla volta. Sapete che non ho delle grandi doti di pianificazione avanti nel tempo, quindi vediamo pezzo alla volta come viene, che cosa c'è da fare. L'occhiometro è sempre il mio approccio preferito. Ho staccato anche il biadesivo qui. Ok. Allora, colla. Metto la colla sui primi due, non sul terzo, che così lo terrà fermo. Che la colla lo rende movibile, e quindi così. Ok, prendiamo il nostro dorsino, questo adesso lo posso togliere, lo pieghiamo bene. Questo non ha un verso, quindi sono tranquilla, e lo allineiamo qui così. Vedete che mi appoggio esattamente dove inizia a scendere. Vedete, questo washi, questo pezzo di adesivo qui non sporcato di colla me lo tiene fermo. Vedete? E lui è già pronto così. Qui facciamo la stessa cosa. Vediamo solo che siano dello stesso lato. Ah, questa alla fine mi è diventata la copertina che volevo che fosse questa. Per forza così, quindi questa va incollata così. Quindi questo passaggio mi richiede una concentrazione sovrumana, state con me. Ok, spellicoliamo. Mettiamo la colla sui primi due. Spalmo. Ok. E faccio la stessa cosa. Vedete che qui abbiamo, per come ci fa tagliare gli angoli il set da rilegatura, abbiamo un pezzettino che ci consente di mascherare il punto di discesa. E questo è a posto. Vedete che il dorsino comunque rimane più largo, questo poi lo distresseremo, e questa qui è la struttura. Ok, allora adesso bisogna coprire questo. Allora, ci serviranno due pagine qui, e poi bisognerà, questo in realtà è perfettamente a misura
ma io una mattatura gliela farei lo stesso. Allora, tagliamo queste paginette, che queste qui sono 13x21, ok? Le strutture in cartoncuoio. Eccola! Scusate, mi cazzo la taglierina. Allora, io farei l'interno di questo colore qua, che adesso la Tiziana le verrà male, però a me piace tantissimo, quindi vorrei che fosse questo. Allora, 21, quindi faccio 20,5 per 13, quindi 12,5. Vediamo se va bene. Di qua è perfetto. Sì, di qua direi che va benissimo. E l'arco... No, perché mi ha tagliato questo? Sono una cretinetta. Vabbè, prendiamo un altro pezzo. Vabbè, 12,5 per 20,5. Vabbè. Tanto il mio si sticciotta. 20,5. Così, vedete? In realtà, se usassimo carte più leggere di questa qui, di questo cartoncuoio, e con questo cartoncuoio, io qui avevo pensato di fare un'altra striscetta, tipo così, un po' più, cioè della misura giusta, tipo una roba così, da piegare bene e da far entrare lì. Potremmo anche provare a farla, non so se abbiamo effettivamente lo spazio per, darebbe più struttura. Guardate, faccio un tentativo. Queste qua sono da incollare così, semplicemente, ok? La copertina maggiore, cioè la pagina maggiore è questa, ed è larga quanto il nostro dorsino è un cartoncuoio. Il rischio è che se lo incollo male qualcosina si vede, ok? Quindi fatemi fare questa prova. Forse questa carta è troppo spessa, però io ci provo lo stesso. Allora, facciamo alto 21. Quello è 6, diamo di 2 cm 10. Prendiamo il bulino con la testolina grande e facciamo qua così, a 2 e qua così. Vediamo. Forse è troppo, ma lo scopriremo solo provandolo. Qui è proprio a filo, vedete? E questo verrebbe inserito così. Questo andrebbe tagliato, perché qua... Oppure potrei farlo di questa stessa altezza, che tagliamo mezzo centimetro e siamo a posto. Tipo così. Non mi piace che si vede quella piega lì, però è inevitabile. Che è proprio quella che ci consente di unirle. Non so neanch'io se... a questo punto forse avrebbe avuto più senso tenerlo intero, ma potrei fare così, 6, giusto giusto da 6, sì, facciamo così, così non ho neanche più sbrigo, facciamo così, questo lo metto qui, incolliamo, così la struttura è pronta. Questo e questo. Non metterò chiusure, ok? Non metterò... potrei mettere il washi, sì, ma il washi possiamo metterlo e poi ci incolliamo l'altro. Allora, il washi potrebbe essere lui. Non metterò chiusure qui perché l'idea è poi eventualmente di fare una scatolina. Allora, io il washi lo metterei qua in realtà. Anzi, fatemi vedere una cosa.
mettessimo questo, che è proprio, c'è un'antichietta, fatemi fare una prova. Se trovo il bandolino, no? Qua. E che il washi un po' tenderà a staccarsi. Ops, perché comunque la colla del washi è per definizione riposizionabile. Proviamo. Allora, intanto attacchiamo quello che devo attaccare, che così. Questo lo posiamo qui. Allora, spellicoliamo queste alettine qua. Dovrei riuscire ancora a tirare fuori così. Così. E mettiamo del biadesivo qua. Questo è della stessa dimensione, quindi me lo ricopre paro paro. Il dorsino così è super 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 strutturato. Ok, probabilmente un pochino si solleverà, ma abbiamo anche l'opportunità, Giovanna, se si solleva, di toglierlo senza fare grandi danni. Non è fondamentale, quindi possiamo anche pensare poi di toglierlo se ci dà fastidio. Adesso ci rimangono da attaccare queste due. E in realtà poi la struttura è pronta. Ok, anche qui vado di adesivo, ragazze. E aggiungo un pochino di colla, lo metto qua. Lo metto sulla carta. E via. Lo facciamo una volta. Questa mi sono scelta una carta che non ha un verso, quindi insomma, posso spaziare. Se anche la incollo al contrario, non è un problema. Zinzinello di colla. Questa collezione ha una palette di colori splendida, sì. E questa la attacchiamo lasciando quei 2 millimetrini così. Adesso non mi ritrovo il mio paper curler, ma almeno prendo uno. Aspettate, che questo adesso ci serve proprio. Ah, era qua. Guarda. E facciamo questo. Non c'è colla, ma se lo stende bene. Ok. E facciamo questo lato. Ti perdi le dirette? Io consiglio sempre di scaricare Telegram, perché lì tendenzialmente, salvo che proprio non mi sfugga, avviso sempre e arrivano sempre notifiche, non come Facebook ultimamente, che si fa un po' desiderare. Sono un po' molesta magari ogni tanto su Telegram, perché posto lì tutte le cose, quindi però...
Avrei dovuto non fare i tagli, probabilmente, però nella mia idea c'era di mettere un altro foglio di carta sopra, che quindi avrebbe coperto quella aletta lì, e quindi mi sono detto, su quella che è il dorsino, posso anche tagliare le alette con il set da rilegatura. L'ho fatto perché se le avessi fatte a mano non sarei riuscita ad ottenere questo millimetrino qui, che in realtà è stata la mia guida per attaccare le pagine. Ho usato quella come guida praticamente per attaccare le mie paginette, e quindi non avrei dubbio, non lo so, con una carta più leggera avrei fatto due rivestimenti per il dorsino. Le dirette rimangono sulla pagina e anche sul canale YouTube, le metto sempre. Allora mettiamo questo qui. E poi appiattiamo. E questa è la mia struttura. Questo qui è davanti. Devi tenerlo silenziato perché sono molesta, perdonatemi, però so che lì almeno arrivano e quindi... Ok, adesso in realtà io potrei iniziare ad incollare le mie pagine, che sono qua. Questa è la prima, così almeno ce l'ho tutto insieme. Poi vediamo se fare taschine, flap, quello che è. Allora, qui c'è mezzo centimetro perché la copertina è più alta di un centimetro. Questo va centrato qui. Questo è il verso giusto, che si apra con questo, mi piace. Ok, allora, collo biadesivo, si potrebbero mettere anche gli angolini di metallo, certo. Io non sono molto brava a mettere gli angolini di metallo, mi viene sempre un po' un pasticcio, devo essere sincera, però... Allora, ne facciamo una alla volta. Questo è importante che si attacchino bene. Metto la colla sul lato corto, metto la colla qui e metto la colla qui. Così. Allora, piego questa così e mi posiziono qui, quasi a filo, più o meno al centro. Che comunque mi è venuto più grande il dorsino, vabbè. Non è un problema, è solo leggermente asimmetrico. Poi la pagina dopo sarà identica come altezza, quindi devo solo centrare i dorsini. Abbiamo circa mezzo centimetro tra uno e l'altro. Mi serve la pinza per i dorsini, è praticamente introvabile. Così. Mettete sempre il biadesivo sulla pagina, perché se lo mettete sulla spina rischiate che poi rimanga a vista, perché c'è un po' di sfasamento di misure tra un passaggio di dorsino e l'altro. Così. Allora, questo è il lato giusto, lo piego così e lo allineo qua. Io questo lavoro lo faccio da in piedi, guardando dal telefono, che non è esattamente il massimo, però. Ok, e lì si vede comunque un pochino quello lì, vabbè, pazienza. Non importa, avrei dovuto mettere l'altro foglio, vabbè, pazienza, così. E poi quello avrebbe dovuto essere a filo. Il modo giusto di farlo era mettere un altro foglio qui, e poi queste qui completamente a filo, quantomeno in altezza, per la prossima volta. Poi questa, che il lato giusto è questo. Così. E così.
Aggiungo sempre un pochino di colla, che così me lo ferma un po' meglio. Ed è importante che duri nel tempo questo incollaggio. Così. Ciao Stefania, buona domenica. Si poteva fare più dritto? Assolutamente sì. So che non avete particolari pretese nei miei confronti, così con questa appiattisco bene anche, proprio non mi piace quella cosina di però, la pazienza, così. Poi abbiamo questo che porta anche il vellum, che è così. Biadesivo e biadesivo. Così. Questo lo infiliamo meglio dentro, tanto poi rimarrà pinzato. Così. Aggiungiamo la colla. Questo è il lato che va di qua, quindi io allineerò questo. Così. Ok, la drittitudine, ma in realtà è abbastanza dritto, è solo lì che si vedono gli angoletti per una volta. Questo lo mettiamo qui. Questo facciamo così perché lo spazio è poco, quindi lo spellicoliamo e poi ci mettiamo sull'altra striscetta. Così. E questo, ah, questo no, giusto, questo va qui. Dritto e dritto. Così. Poi ho questi due che si sovrappongono, questo è l'ultimo, quindi prima attaccherò questo, che è una via di mezzo come misura, decido se è centrato, cercherò più o meno di centrarlo ma senza grandi pretese nei confronti di me stessa. Una striscetta. E un po' di colla. E lo mettiamo più o meno. Così do, con questo spiano anche bene le pagine. E questa è l'ultima, che andrà incollata qua. E quindi questa va piegata così e la incolliamo qui. Aspettate che la appiattisco, aspettate che non vedo, così. Nessuno che mi capisce. Ma in realtà vi giuro che è abbastanza dritto. Se poi Tiziana mi guarda mentre stira e non è attenta. Ok. Vedete? Il risultato è questo, ok? Quindi noi apriamo. Ah, qua non mi piace proprio. No, non avevo riflettuto su questa cosa. Vabbè, ormai sta così, non posso certo staccarlo. L'unica cosa che potrei fare, ma secondo me viene una schifezza, è coprire con un pezzo di washi grande. Ma fatemi fare una prova, tanto il washi si mette e si toglie.
siete proprio a Piasnen. Forbici, forbici. Vediamo, eh. Allora, facciamo in modo che questo si appoggi qui. Ah, dai, meglio. Meglio, meglio. Non so se sia questo il washi adatto. Questo fa un po' quello che doveva fare il foglietto. Non so se sia questo il washi adatto o se è meglio questo, che forse è più chiaro. Proviamo a fare di qua con questo e decidiamo. La verza, che buono, io amo la verza. Io la faccio nei vasetti con l'uvetta, aceto e zucchero. Quindi viene in agrodolce, forse questo meglio. Quale mi piace di più? Adesso non ne ho fissato bene neanche uno, eh. Il washi per fortuna attacca stacca. Quale mi piace di più? Forse questo chiaro, che è al contrario, mi rendo conto. Però se riusciamo a superare questo inconveniente del fatto che è al contrario, anche secondo me, perché questo è un po' scuro. Allora, cerchiamo di fissare questo meglio. Ho strappato tutta la carta, molto bene. Vabbè, tanto devo coprire. Allora, tagliamo. E anche secondo me è l'ultimo. Poi lo rifilo, eh. Lo sto lasciando sporgente apposta. Gli ho strappato un pezzo di carta e vabbè. Il washi serve anche a tacconare. Così. Io metterei questo perché l'altro è un po' tanto scuro. Quindi poi ci mettiamo qualcosa. Cioè, scuro su scuro un po' si perde la bellezza di questo washi qua. Chissà se riesco a staccarlo senza fare grossi danni. Lì si sta portando via tutto. Mamma, vabbè, meno male che copriamo, ragazzi, sto portando via tutto. E andiamo con questo. Io vorrei che facesse proprio lo scalino qua, perfetto. Allora, strappiamo qua. Rifacciamo. Se avete ragione, sto maltrattando il washi. Portate pazienza, ma deve venire come dico io. Si stacca sempre. Vediamo, questo devo dire che è una cosa rispetto ai miei washi è molto forte. Di solito i washi per definizione sono una colla riposizionabile. Ok, adesso facciamo così. Ok. Facciamo entrare bene qui. E adesso questo lo taglio così, se stessi spuntando i capelli. Aspettate che rifinisco. In realtà il washi non andava messo, bisognava fare un altro strato di copertura, come avevo intenzione di fare all'inizio. Ho desistito perché questa carta è molto spessa, quindi in realtà adesso il washi è veramente un tacun del caso. Io non vi consiglio mai di usarlo all'interno delle pieghe, salvo che non sia per tacconare, proprio perché il washi tende, ovviamente è washi, a staccarsi. Io cercherò di rimediare con della colla eventualmente, però è ovvio, vedete anche qui, qua, è un rimedio tacconato così e quindi... Ah, perché qui sono salita anche su questa pagina, ma in realtà male non fa. Ok, quindi, allora,
Cioè il washi va bene solo se è nascosto poi da altro, secondo me, oppure se dovete tacconare, siete costrette con me, insomma, a prendere delle misure. Allora, l'albumino è questo. Voilà. È molto alto, ma adesso noi lo arricchiremo. Vedete, le pagine sono così. Questo è il nostro vellum. Cioè, è già bello solo da sfogliare così, quindi... Allora, qui poi arricchiremo con qualcosa. Dunque, vorrei di oggi fare ancora la copertina e magari ragionare se fare qualche taschina. Vediamo un attimo se per caso qui ho la... Ho buttato a terra le clip. Tutto a posto. Aspettate un secondo. Qua quando ci si muove si è a rischio. Così. Ok, cerchiamo la board. Allora, avercela, ce l'ho. È il precursore del taccuno a strati. Io non lo consiglio mai se non per tenere insieme le parti da rivestire, perché poi tende a staccarsi. In questo caso è un taccun e quindi quel taccun vale qualsiasi cosa, ragazze. Allora, questa ce l'ho. Dirvi che mi ricordo come si usa, non ci sono neanche le misure, quindi la pocket punch board. Non mi ricordo assolutissimamente come si usa, quindi è inutile. Chi lo sa, non me lo ricordo assolutamente. Questi si svitano e io mi dimentico le cose. Questo mi sembra un perno, ma... chi lo sa. Dunque, se mi ricordassi le misure sarebbe carino, ma non me le ricordo. Potrei usarla solo ed esclusivamente per fare il coperchietto. Tenerezza, Silvia, il foglietto incastrato sotto non ce l'ho più, a meno che... Ah, è questo! Brava Silvia, grazie. E l'ho lasciato lì e non l'ho perso. Io sono semplicemente commossa. Allora, guide label. Dunque, io vorrei una taschina, diciamo, che potrebbe essere posizionata qua. Che così ha già un suo bello sfondo. Vediamo un attimo. Paper size flap, pocket size in inches. Allora, questo qui è un 12, quindi sarà un 4,5. Se facessimo una piccola pocket, che potrebbe essere un 3,5, potrebbe essere un 3,25x5,25. Sì, 5,25 può andare bene. Potrebbe essere questa. Allora, di 2. Adesso. D2 è questa riga qui, di, no, non sono più in grado di usarla, ragazze, D2, qui c'è anche in centimetri, vabbè, facciamo questa. Allora, guide label, la D2, D è qua, il 2, chi lo sa, qua, 2, ok, e questo l'abbiamo fatto. Non ricordo assolutamente come si usa, quindi assistetemi. 3,5 per 5 e un quarto. Allora, paper size flap, paper size notch, chi lo sa, paper size 7 per 6,75. Allora, io prendo un pezzetto di carta di recupero, fermi lì Osvaldo, e facciamo una prova. Io mi dimentico l'envelope punch board, vediamoci. Allora, scusate che vi ho perso, per di 2, 7 per 6 e 75. Per 7 abbiamo detto, vero? 3 e mezzo, dove sei? Ti ho perso.
scusate un secondo, ma quello uno è particolarmente tordarello, 3,25 x 5,25, io vorrei questo, 7 x 6,75, ok. Il gancetto c'è, di due. Adesso, piano piano, risvegliamo i processi cognitivi, tali per cui. Chi lo sa? Dovrebbe essere così la riga? Proviamo. Chi lo sa? Ma con questo non mi trovo, da quando uso i bulini non mi trovo più. Raddrizziamo bene questo. Non mi trovo per niente. Chi lo sa? La lama è qua. Ah no, la lama non è qua. Ah, però la lama ne ha tante qua, perché penso sia assolutamente. Lama c'è. Allora, se questo va così. No, non sono assolutamente in grado. Gira la tavoletta, mi dicono. No, ragazze, devo riprenderlo. Non so assolutamente come. Come si fa? Perché poi per tagliare il flap è da un'altra parte. Paper size flap, paper size notch. Il paper size flap, questo dovrebbe essere che si fa da due parti. Adesso l'ho girato, non sono più in grado, ma dovrebbe essere una cosa così. Tipo. Prima devi tagliare gli angoli con la lama. Gli angoli. Come pensiamo di inserire? Perché fa così. Questo è il notch e va bene. Ed è il D2. Questo, no, ragazzi, non sono in grado. Ma è inutile che ci. Sarà questo, come dite voi. Ah, sì, è questo qua, sicuramente. Aspettate, io ho fatto così. Chissà perché lo leggevo al contrario, voi dite così. La guarda nel kit si toglierà i prodotti. È abbastanza certo. Questo andrà arrotondato. Non è troppo grande. Ah, perché ovviamente l'avrò girato al contrario. Punci in su, così, sì, avrebbe anche senso, sì, e poi però va girata, nel senso che bisogna fare anche questo, immagino. E però non sono esattamente le misure che volevo, No, ragazze, non lo so. Non lo so più usare, ce l'ho, però non è sicuramente questo il modo. Qui poi va stondato e va bene, però non è questa la misura, perché 3,5, 3,25 per 5,25 dovrebbe essere verticalizzato in maniera diversa, quindi sicuramente ho fatto qualche altro pasticcio. Fatemi vedere qua. Sette per 12,1. Boh, i pirulini, in realtà questo è sul, ah, perché hai ragione, questo è sul C, però questo è sul 2, giusto? Riprovo, altro foglio. Allora, abbiamo detto che tu eri 7x6,75. Vedete che io mi dimentico assolutamente facilmente. 5, il verso è questo, quindi
andrà fatto sopra e sotto questo lavoro, immagino. Girato di solito. Così, sì, forse ci siamo. Ok. E poi di qua la stessa cosa, perché adesso siamo a questo punto. I tasselli li ho spostati, non lo so più usare, cosa vogliamo farci? Così. E forse per il flap ho un'altra misura. No, paper size notch. No, secondo me devo farlo anche sopra. Oh yes. Così. Guardate come mi tolgono i prodotti. Belli sono. Sì, sembra che possa essere questa. Qui ho dimenticato di fare la piega, ma questo è un foglio di prova. E questo qua dovrebbe essere... Allora, di. Sì, un po' scentrato, ma alleluia. Adesso è giusta. Ok, fatemi vedere se come dimensione va giusta, che fatica. Io queste tavolette le amo tutte, ma mi dimentico come usarle da una volta all'altra. Dimentico tante altre cose da una volta all'altra, però vabbè, allora. Secondo me potrebbe essere anche della dimensione giusta. Diciamo che avevamo previsto di metterla qui. Potrebbe andare. Vedi? Qui. Sì, dai, può essere abbastanza discreta. Lì la farei in una tinta unita. Chiara, perché la carta è già abbastanza scura di suo. Cioè, tanto ricca di suo. Allora, adesso che ho sudato le 7 camicie, prendiamo questa. Si fa quasi prima a mano, e in realtà è che quando impari ad usarle e hai presente come usarle, ci metti un nanosecondo ad usarle. Quando te lo dimentichi, è come quando io passo dall'1-2-3 punch board all'envelope punch board, io resetto tutto. Ce la posso fare. Allora, abbiamo detto 7... per 6,75. Devo cambiare la lama, devo tenermi una lama da usare unicamente per il cartoncuoio. Se ne devi fare tante, è assolutamente utile, ma è come sempre dico, questi attrezzini qua si possono usare, si può fare tutto senza, assolutamente, ma se bisogna fare una serie di lavori, questi sono indispensabili, sì. Allora, il lato lungo. 7, questo. Così, quindi tagliamo, facciamo, no, questa carta è anche tanto spessa. Ok. Facciamo partire qua. Qua. Giriamo così. E facciamo di nuovo il taglio. Facciamo la piega da questo lato. Ok. E rifacciamo di qua. Una piega direi che c'è. Ok. Sì, non faccio il semicerchio, direi che va bene senza. Allora, questo lo attacchiamo qui sopra. Noi abbiamo la nostra bustina. Qui dobbiamo solo stondare gli angoli. Questo non ce l'ha lo stondangoli. Lo stondiamo con uno stondangoli normale. Questo lo metto via.
Questa la possiamo chiudere, chissà quanto tempo fa l'ho usata. Avevo fatto un live con le cose della Doodlebug, con queste bustine ne avevo fatte tantissime e poi mi si imparava. Sono tutte in dispensa. A me piacciono tanto, mi dimentico come usarle. Ma vabbè, questo è un altro tipo di problema. Un domani avrò. Ah, questa magari gliela rimettiamo dietro, che è fondamentale. Tu prima sei uscito perché avevo aperto così, ti mettiamo di qua. Sì, no, infatti metto via Chiara così. Okay. Allora prendiamo uno stondangoli, vediamo qui quale è. Questo qui è quello più piccolo, secondo me è quello da 7, ma anche questo qui da 10, forse da 10 è un po' grandino. Proviamo quello da 7. Non me lo fai fare? No. Oh, però io li voglio stendare questi angoletti. Prendiamo una board. E non me lo fai fare neanche tu, oh, mi servirebbe il corner chomper e non ce l'ho qua. Mannaggia. Il corner chomper è la pinza manuale. Vabbè, lasciamo così, non morirà nessuno. Ah, non ho fatto la piega qui, ma la facciamo con la taglierina, per carità di Dio. Pensate. Allineiamo. Vai, riguardati i video. Sì. Bisognerebbe. Questo lo mettiamo così e qui facciamo il forellino. Qui bisognerebbe fare i due forellini per mettere per fare la chiusura string. Io potrei mettere anche semplicemente un velcrino. No, a mano non viene una schifezza. Non roviniamolo. Che è tanto carina. Aspettate che tolgo un po' di cose da qua, che sono 1200 robe. Allora. Così. Dunque, questa qui si incolla in questo modo. Ok, qui viene lasciato aperto. Qui potremmo fare il tondino e usare un reinforcer lì, però per fare il forellino lì devo usare per forza la Big Bite, mi sa. Ma io metto un velcrino, ragazze, cosa ne dite? Oppure potremmo usare il nuovo twine, che ci sta anche molto bene. Allora, intanto incolliamo, facciamo con la colla. Ah beh sì, certo, adesso me lo faccio il foro qui. A parte che è da fare, ma non c'è neanche lo spazio. Ah beh sì, sarebbe da mettere qua. Qua. Apriamo un attimo, perché se lo faccio qui... Allora, sto ragionando su come farlo il tondino senza che diventi un pasticcio. Vabbè, facciamo così, guardate. Allora, qui sopra, va bene, il Tiffany non è dello stesso punto di Tiffany, quindi non mi piace, mi portate pazienza quando uno ha dei disturbi. Allora, forse ce la facciamo anche con questa, sì. Allora, apriamo qua per vedere dove stiamo punciando. Mi tengo a filo e poi faccio questo, ma proprio in maniera super agricola. Cosa dobbiamo fare? E così è perfetto. Incolliamo. Again.
Ok, intanto fatemi cercare. Il pan rosso mi arriva domani. È rimasto indietro, erano tre colori coordinato. Questo è il rosso e il Tiffany. Ma il Tiffany ha un punto di Tiffany che non ci azzecca niente con questa collezione. Quindi non ce la posso fare. Allora, fatemi prendere il punch per fare i cerchietti. Ne cominciamo magari da questo blu, da quello che ho rovinato. Domani ragnetto e cappello e anche Lella la ristampa, credo tutto domani. No, Tiffany non ci sta proprio, concordi con il mio problema con le cromie, vero? Così, e poi facciamo il forellino qua. Questo è a posto, proviamo con un pezzetto di Tiffany, con un pezzetto di twine di questo qua. Tagliamo e poi decoriamo la copertina e vediamo se mettere ancora dentro qualcos'altro. Magari apriamo i bits and pieces, che sono molto curiosa di vedere come sono fatti. Dove sei, capitanuccino? E leghiamo. Allora, il fiocco potrebbe essere un filino più aggraziato, eh? Proprio detto, non sono tanto brava. Questo lo lasceremo meno lungo, chiaramente, e andrebbe più stretto. Due nodini facciamo. Sono 50 metri per ogni rotolino. Questi col filo dorato sono 50, gli altri che ho visto sono 100, magari poi facciamo arrivare anche quegli altri. Per ora ho scelto questi tre colori qua. C'era l'oro. Allora, anche senza necessariamente avere dover fare il fiocchetto, Clelia, così. Ok, allora tu mi andrai, abbiamo detto qua, direi che è perfetta, no? Ma poi lo snodo lo sciolgo. Allora, ah, questa mi è rimasta qui, aspettate. Mettiamo via la pieghetta. Allora, dunque, qua c'è sempre più casino. Ok, allora, questa potrei anche già in realtà incollarla. Mettiamo un paio di strisce di biadesivo. E la attacchiamo. Non ho ancora deliberato in merito al flap dell'ultima pagina, per ora lo lasciamo così. Mettiamo anche un pochino di colla, questa collezione è splendida, sì. Così. Ok, allora, su qui il flap che vi dicevo dell'ultima pagina, non c'è perché l'ho incollato al contrario. Dove sta il flappino? Ah, perché l'ultima pagina è al centro, certo, tutto bene. Allora,
Io qui non so ancora di preciso come gestirò gli spazi, però per esempio nelle, qui ci vedo tanto spazio per mettere gli abbellimenti e decorare con foto piuttosto che cluster, ci sono tantissimi abbellimenti, adesso li tiriamo fuori. Non so se farò delle altre taschine o qualcosa del genere o altri flap, mi sarebbe piaciuto fare una paginetta in vellum, noi adesso qui abbiamo questo, una paginetta in vellum tipo che parta, vedete la pagina. Tipo che parta da qui e ricopra tutta la pagina. Dovremmo attaccarla qui e qui mettere una striscia, che potrebbe anche solo essere un qualcosa del genere, che magari oh, guardate che bello, che magari copre il punto in cui andiamo ad attaccarlo, perché ovviamente nel momento in cui andiamo ad attaccare bisogna o girarlo o attaccare oppure potremmo anche in realtà solo attaccarlo con una striscietta di adesivo qui. Adesso vedo, questo non voglio ancora costringermi a deciderlo adesso, vorrei fare la copertina. Questa striscietta qua però mi piace assai, la teniamo qui. Allora, devo tagliare tutte le foto, devo stampare tutte le foto, tagliarmi, vorrei fare anche le mattature con la carta in tinta unita. Adesso vorrei aprire gli abbellimenti, in particolar modo mi incuriosisce, perché vorrei fare la copertina. Allora, in particolar modo mi interessano questi che non ho mai aperto prima, e adesso ci prendiamo un attimo e lo facciamo, così decido come gestirmi la copertina. La decorazione della copertina la vorrei fare oggi. Questo poi vi assicuro che si inciccionerà con tutti gli abbellimenti e le cose, quindi adesso vi sembra sparuto, e magari la scatolina o il posto dove metterlo lo facciamo poi in un altro live ancora. Allora, questi pacchettoni di Ephemera Bits, in queste collezioni di Fortnite and Market, sono ricchissimi e sono efemeroni, cioè sono grandi. Ci sono un sacco di pezzi e un sacco di elementi con cui costruire dei cluster. Cioè, guardate, vedete, sono grandi. Sono molto molto grandi, questo fa da finestrelli, ah, questa è la casetta che c'è qua, vedete? Sono molto grandi e quindi ci permettono di lavorare con un pochino più di respiro sulle copertine, che sono sempre un qualcosa su cui io consumo tanto. Non si sa ancora nulla di Laura, io non ho ancora visto nulla di Laura in Mintopia, no. Forse ancora un pochino presto, noi europei arriviamo sempre un filino dopo. Ah, e poi guardate che meraviglia. Scusiamo un secondo qua e cerchiamo di mettere insieme una copertina. Oh, guardate che meraviglia. Come non mi ci stai, porca paletta. Potrebbe starci così, ma no, che meraviglia. Allora, proviamo a clusterizzare un pochino, a vedere se riesco. Guardate, queste sono le vecchie diapositive praticamente. Che meraviglia, guardate quanti sono. Allora, proviamo a vedere se riesco a costruirmi qualcosa, un cluster. Adesso tiro fuori le cosine che mi piacciono, possibilmente senza consumare proprio tutti, casette ce ne sono due, senza consumare proprio tutti gli abbellimenti. Sono tab contro tab, io potrei andare avanti così due ore. No, pure anche questo, però questo è troppo grande, non ci sta. La casetta ha delle foto molto piccole, ha degli spazi molto piccoli per metterci le foto, però si potrebbero assolutamente stampare, certo. Guardate, c'è anche questo che è delizioso, potrei fare una cosa così. Che poi ci sono anche i chipboard, non sottovalutiamo. Adesso qua non voglio fermare niente perché sto proprio solo abbozzando un'idea.
Rosalba, mi spiace, spero nulla di grave. Fatemi mettere qualcosa qui dentro che me lo tenga in piano. Più o meno, ci ho messo un ciotolino. Troppo. Così. Così. Ok. Giusto per poter creare, no? Ci sono un sacco di frasette. A moment in time, you are grace and beauty, direi che è perfetto. Allora, adesso apriamo anche gli altri e vedo se trovo qualcosa con un pochino più spessore. In Italia non va tantissimo. Lo so, bisogna un po' ripristinarle. Bisogna un po' ripristinarle queste cose. Proviamoci con il progetto. Brava, 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 brava. Non voglio incollare nulla perché sto facendo delle prove, devo ancora aprire diversi pacchetti di appiccichini e vorrei essere certa di usare quelli che mi piacciono di più. Quindi. Così, più o meno, insomma, poteva essere una cosa del genere. Più o meno, eh. Così. Allora, vediamo un attimo che cos'altro c'è che potrebbe interessarmi. Tutto in realtà. Treasure. Oh. A moment in time, peace and serenity, create your life. Ah, guarda, questa farfallina forse mi piace di più, perché ha dei colori un po' più... Ma ci sono tantissimi gli abbellimenti, ragazzi. Allora, le tag le lascio stare per il dentro. Ho finito il budget del 2025. Rende perfettamente l'idea. Allora, vorrei solo dividermeli questi, perché... Scusate, Come guardate questa? E anche un altro ticket. Così. No, la casetta in copertina non la vorrei. Questa è la... Sì, non la vorrei perché è tanto larga. E o la riempi di foto o così, secondo me, qui non ci stava. Poi sono gusti, cioè ognuno, insomma, ci mancherebbe, eh. Io vado a gusto mio, ma ognuno può fare quello che vuole. Ok, una di queste etichette magari me la tengo qui e anche un rametto, che auguria mai. Allora, apriamo gli altri. Un secondo. Oh, caspita, una cosa impattante. In bocca al lupo, Rosanna. Così. E questo anche qui dentro. Allora, pezzo alla volta. Così finiamo questo, per oggi lascio. Allora, guardiamo il secondo chipboard. Qui ci sono tanti banner, frasette. Tanti danni, un sacco di spessura. Guardate, sono un sacco di cornici. Io impazzisco, si possono creare mille sovrapposizioni. Adesso sto mettendo lì le cose che mi attirano di più. Oh, right here, right now. Sì, ci piace. Ci sono tagline, un sacco di cerchietti, ci sono angolini per le foto. Vabbè, sono splendidi, ragazzi. Always be us. Living the good life. Ok. Questi i chipboard, vediamo un secondo questi fogli, ah belli questi tabboni, vediamo un secondo qua, se no mi arrendo con quelle poche cose. Allora, questi sono gli elementi laser cut, questi sono grandi, vanno benissimo per le pagine dentro, guardate, io forse per qui mi arrangio con questi, anche se questo rametto è enorme, potrebbe fare da leitmotiv, fatemelo staccare. Quando vi dico che non mi rimarranno abbastanza abbellimenti per tutte le pagine, oh, ho staccato una foglia, vabbè, non se ne accorgerà nessuno, lo dico con cognizione di causa. Potrebbe non essere male. Allora, adesso, visto così, lo so, fa schifino, però adesso poi cerco di sistemarlo. Ah, guardate, ci sono i francobolli. Vabbè, meraviglioso, guardate. I pizzi, i ticket. Guardate queste cornici.
Anche questa non sarebbe male da far sbucare da lì. La mettiamo dentro. Allora, cerco di trattenermi di non aprire niente da qui. Sposto questo qui e provo... No! Mi sono caduti tutti i cibo. Aspettate. Hola. Ce la posso fare. Così. Così, così, così. Ok, allora adesso tiro fuori la colla e inizio a lavorare su questo. In alcune foto metterò delle foto, in alcune pagine metterò delle foto grandi. Saranno dei 10x15, secondo me più di così non ha tanto senso. Allora, riprovo un assemblaggio. Non finirò col non mettere tutto quello che avevo scelto, eh. La collezione è bellissima, queste cornici, esatto, esattamente. No, questo. Adesso poi tiriamo un po' più fuori questi. Potrebbe essere una cosa così, adesso lo sistemo ancora meglio, insomma, con... Sì, forse non metterò questi qua azzurri, cioè non metterò questi qua. Allora, iniziamo senza pensarci troppo. Un po' di colla qui. Questa, ma anche la collezione di Natale di questa serie è splendida. Se non l'avete ancora vista... Questo lo infiliamo sotto così, finché possiamo ancora. Su questo metterei un paio di tondini di biadesivo. Se metterò alla fine su questa mettiamo un tondino di biadesivo e le diamo un pochino di questo. Qui è un die cut, quindi avrei potuto prendere un cibo, ma mi è capitato quello. In realtà potrei anche decidere di fare una cosa un po' più clean, di mettere solo i due ticket qua, il titolo che potrebbe a questo punto essere messo qui. Questa cornice che mi piace super assai potrebbe sbucare da qui dietro. Oppure no, no, potrei aggiungere un rametto qua così, qui adesso c'è il biadesivo, ovviamente non me lo fa fare, potrebbe essere una cosa così, ma è un po' troppo. Allora, treasure, no, non cerchiamo di non esagerare, Clelia. Allora, questo sono abbastanza certa che mi vada qua. Questo qui, così. Vediamo qui. Qui potrei inserire questo qui, che sbuca un pochino così. Oppure, perché questo è un po' troppo grande. Sì, mi copre tutto. No, perde un po' di senso. Fatemi vedere qua se trovo un altro journal. Tutti di orati, madosca. Hai da cucinare? Allora, vediamo qui che cosa abbiamo. Ah, beh, ma potrei mettere una taglina, perché no? Non le ho ancora aperte quelle, vediamo se c'è qualcosa che fa il caso nostro, che possa essere. Mi piacerebbe ovviamente di usarle come decorazione dietro le foto. Vedete, questi sono proprio tutti di pacco, hanno anche tutto il nastrino. Che dite? E poi magari ci mettiamo qualche semisfera, giusto qualche tocchino di luce, niente di troppo invasivo. E i due ticket, ai quali non vorrei rinunciare. No.
questo fermo qui così, adesso non è fermo, ma stiamo solo facendo una prova. Una cosa così. Allora, mettiamo un pochino di colla qui e un pochino di colla su questo. Più che altro mi piacciono che svolazzino, ma questo laser cut è molto delicato e non vorrei che poi a furia di toccarlo e maneggiarlo si rovinasse. Così, i due ticket, come ci insegna Simple Stories, che escono da lì. Non sarebbe mai un altro micro sentiment qui che possiamo trovare in questo, che ne ha veramente tanti. Vediamo se c'è qualcosa che fa il caso nostro. Live your dream, questo è vuoto. Vediamo. It's a happy day, not really. Right beside me. Ok, così. Sì. Ok. Poi questi li mettiamo via così, questi li inseriamo qui dentro direttamente, poi ci li raccolgo se ti spazi un po' per il pavimento. Allora, la copertina potrebbe essere così, potremmo mettere delle sfere, potrebbero essere quelle semitrasparenti. Ops, ho perso una farfallina. E anche un'altra, sto perdendo pezzi. Opla. Potremmo mettere delle sfere semitrasparenti, anche quelle nere non ci starebbero male, secondo me. Quelle blu è un blu troppo diverso e quindi secondo me non ci starebbero bene e quindi non lo faccio. Praticamente la copertina è questa. Sì. Diamo il tempo alla nuvola. Ok, allora, oppure degli enamel bianchi, cosa ne pensiamo? Forse gli enamel bianchi, ci sono anche gli enamel neri, ma il glitter degli enamel, non quelli glitterati, perché la parte glitterata è iridescente, dà un pochino sul verdino e quindi non mi fa impazzire l'effetto che potrebbe avere su questa carta. Cosa ne dite? A me la copertina piace molto. E fin qui quelle semitrasparenti, sì, proviamo. Allora, qua. Urge sistemare quel cassetto. Quelle semitrasparenti sono qua. Però secondo me il fatto che siano un po' traslucide. Vediamo. Facciamo una prova. Paillette champagne. Ci potrebbero essere, che ci potrebbero stare bene, ma chissà dove le ho, le paillette del Il Natale che amo di più. Che secondo me potrebbero coordinarsi bene. Allora, facciamo una prova intanto con te. Sì, però queste ci stanno bene, secondo me. Pulisco questa che non prende più su bene ed è perché è da pulire. Quando non pesca più vuol dire che c'è un po' di polvere sopra, basta pulirla con una salvietta e poi lei ritorna performante quando si asciuga come prima. Ok, un mix di queste due, stanno bene tutte e due anche secondo me. Allora cerchiamo di mettere qualcosa di un pochino più piccino, non così enorme, ecco, non di non rovesciare le semisfere qui. Allora, faccio
facciamo così. Ma l'idea è che ci siano e non siano troppo grandi, che non rubino troppa scena a questi particolari che sono già veramente tanto protagonisti. Qua si è deformata la punta, guardate. Ok, poi metterei una piccola 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 qui, una bianca micro qui. L'idea è che non si vedano tanto, sì. Che siano discrete. Mettiamola così. Una qua. Piccola. Proprio dei piccoli punti di luce. Così. Io forse lascerei anche così una piccola bianca qua, ma giusto per voilà. Anche i glossy non sarebbe male, secondo me questa carta qui è un po' leggerina, ho paura, cioè questo qui leggerina, è molto sospesa nei punti in cui non è attaccata e ho un po' paura che col glossy poi colorerebbe tutto giù, cioè si sarebbe dovuto glossare prima. Si potrebbe glossare questo, anche se mi sembra tanto puro. Ho un po' paura che il glossy un po' lo rovini. Voilà. Allora, adesso che si incollano, io metto via tutto. Dunque, questa è la prima puntata. Nella seconda, qui ce ne starebbe bene un'altra. Nella seconda puntata metteremo le foto e gli abbellimenti. Sarà la cosa che mi richiederà lo sforzo principale, lo sforzo più grande. Cercare tutte le foto, stamparle e fare il layout, cioè fare i layout delle varie pagine senza andare in un muro del pianto. E vabbè, allora, no, così, e questo lo mettiamo qui e facciamo anche questo. Dunque, cosa vi racconto? Domani siamo in attesa, credo, di Tailored, o domani o martedì. Tailored, dovrebbe arrivare la colla, sempre che non sia ferma anche quella in Germania. Adesso erano fermi in Germania, ma spero che domani consegnino. Arriverà la fustella del Don della Befana, arriverà la ristampa di Lella. Questo lo tengo così, se no. Cos'altro? Ci sono sicuramente altre cose che come sempre mi sfuggono, perché sapete che ho una memoria veramente pessima. Però tanto vi aggiorno mano a mano. Tra l'altro siamo praticamente sull'orlo dei 70.000 like. Quindi, Mamma Elefant ha da poco fatto l'ordine per le cose nuove, perché hanno tenuto il sito chiuso per il celebration dei 10 anni, mi sembra. Qui è stato chiuso il sito dei rivenditori per un po' di tempo, un paio di settimane. E quindi ho fatto l'ordine quando mi sono accorta che sono ritornati online. Voilà. Comunque vi aggiorno, ma non dicevo, siamo vicini al traguardo dei 70.000 like su Facebook, che è un numerone, quindi poi festeggeremo, insomma, vediamo. Meglio che Cincinnati, potrei andarmene a prendere un po' più facilmente, in effetti. E che ultimamente ci sono ritardi con le spedizioni praticamente con qualsiasi corriere, quindi cioè, sta diventando un po' un terno all'otto seguire il tracking, perché poi non è detto che corrisponda effettivamente al vero. Allora, questo qui è l'albumino che ho fatto, una struttura super semplice, ci abbiamo messo un po' perché ovviamente ho improvvisato tutto durante il live. Questa sarà la copertina, magari poi qui ci scriverò con un alfabeto Thai. Qui c'è un mega tacun e queste sono le nostre pagine. Adesso mi stamperò delle foto, magari qualcuna le faccio proprio grandi, le stampo con la stampante e non con la selfie. Abbiamo tanto spazio per decorare. Secondo me comunque non mi basteranno gli appiccichini, io ve lo dico. Abbiamo riscoperto come usare la pocket punch board. Questo è qui perché mi sembra che stia tanto bene qui, ma deciderò poi, il verso giusto serve questo, deciderò poi se lasciarlo lì o meno. Ci sono tante pagine perché alla fine sono 2, 4, 6, 8,
8, 10, in più c'è il flap, quindi 11, 12, sono 24, sono 48 pagine, non è possibile, c'è qualcosa che non va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, c'è qualcosa che non va, dovrebbe essere un 30. Le costelle di Tommaso, allora, dovremmo essere lì lì, probabilmente immagino che abbiano avuto un ritardo di spedizione anche loro, perché in realtà era previsto, da quel che avevo compreso, quantomeno per metà mese. Immagino che appena le avranno disponibili avviserà tutti sui social, avviseranno i negozi, in modo che possiamo cominciare ad acquistarle. Per ora non ci sono ancora, non ho letto nessuna comunicazione nuova, quindi penso che siano semplicemente in attesa della consegna. Gli appiccichini giganti basteranno, tu dici? Non lo so, sono 30 pagine, non lo so se mi basteranno, vabbè, ci proviamo. Se non basteranno, però un'altra confezione di appiccichini li farò arrivare, insomma, vediamo, cercherò di usare foto grandi. Qui abbiamo lo spazio per stampare foto più grandi, quindi in realtà posso prendere e ritagliarle con semplicemente con la taglierina una volta che l'ho stampata su carta fotografica. Non è detto che tutte le pagine debbano necessariamente contenere una foto, quindi insomma adesso vediamo, alcune più grandi, alcune più piccole, alcune saranno semplicemente pagine decorative, perché ogni tanto un pochino di vuoto non ci sta male, anche solo un sentiment. Raccoglierò una serie di sentiment da usare, che saranno molto probabilmente quelli di My Twill Tales. Datemi una settimana, 10 giorni per raggruppare le foto, e poi un giorno, un sabato, una domenica, che abbiamo un po' più di tempo, facciamo una appiccica appiccica. Potremmo farlo anche in settimana, perché sono piuttosto rapida con l'appiccica appiccica, anche se per la mia piccolina bisogna dedicare il giusto tempo. Io per ora vi saluto. Vado a lavorare dal divano per finire la collezione di gennaio. Sono molto contenta di come sta venendo, spero che piaccia anche a voi. E basta, vi saluto. Buona domenica, ciao ciao!